L'ipnerotomachia di Polifilo, un testo di cui tanti parlano più o meno a sproposito, un testo eccezionale di cui vorrei raccontare qualche cosa insieme a voi oggi. L'idea mi è venuta perché in questi giorni sto dormendo sul divano letto e proprio sopra il mio divano, che si trasforma in un divano letto, c'è una bellissima stampa dell'ipnerotomachia di Polifilo. Prima di iniziare vi lascio però a un piccolo vlog che ci mette sempre tanta allegria. Al termine raccontiamo qualche cosa di veramente interessante di questo testo misterioso. L'ipnerotomachia Polifili, l'ipnerotomachia di Polifilo, cioè letteralmente il combattimento amoroso di Polifilo in sogno. Si tratta di un romanzo allegorico, cioè il racconto allegorico va innanzitutto distinto dal racconto simbolico. Il racconto simbolico, infatti, non descrive in modo esplicito e rimane ambiguo. Il simbolo, infatti, si apre alla polisemia, cioè alla poliedricità delle interpretazioni. Peraltro, il racconto simbolico non è necessariamente didascalico, cioè non è educativo, non punta a una morale, mentre il racconto allegorico, come nel caso della nostra ipnerotomachia, è una metafora continuata che intende offrire un insegnamento e che quindi si dice tecnicamente che ha un intento didascalico. Bene, la prima edizione di quest'opera straordinaria fu stampata a Venezia da Aldo Manunzio nel 1499, corredata con 169 illustrazioni xilografiche, un vero e proprio capolavoro considerato uno dei più bei libri creati nella storia. Lo psicanalista Carl Gustav Jung ammirava tantissimo questo testo e riteneva che le immagini oniriche presentate nel sogno, cioè nel racconto, e quindi anche nell'arte grafica, preannunciassero in qualche modo la teoria archetipale. Chi è l'autore di questo testo incredibile? Beh, il testo è stato attribuito a diversi autori, tutti molto famosi, come Leon Battista Alberti, Giovanni Pico della Mirandola o addirittura Lorenzo de' Medici. A metterci sulla buona strada c'è però un mistero in lettere. Si tratta di un acrostico. L'acrostico è in genere un nome o una sigla le cui iniziali formano una parola di senso compiuto, ma nel nostro caso, per acrostico, si intende la formazione di un nome mediante l'unione di specifiche lettere che hanno qualcosa in comune. Per la precisione, unendo le iniziali dei 38 capitoli del libro, compare il nome di Francesco Colonna. Anzi, per essere estremamente precisi, compare la scritta Poliam Frater Franciscus Columna per amavit, cioè letteralmente Frate Francesco Colonna amo molto Polia. Francesco Colonna era un frate appartenente all'ordine domenicano. Era italiano, per la precisione era veneziano e appartenente al convento veneziano dei Santi Giovanni e Paolo. Non è semplicissimo ricostruirne l'identità completa. Esistono dei documenti sulla sua persona
che sono naturalmente reperibili fra gli incartamenti del convento. Da questi emerge appunto un frate chiamato Francesco da Venezia, ma il cognome Colonna non aiuta, poiché era purtroppo molto, molto diffuso nel Veneto dell'epoca. Qual è l'intreccio dell'ipnerotomachia? Beh, iniziamo col dire che il testo del libro è scritto in modo oscuro, poco intelligibile e volutamente. Contiene addirittura alcuni geroglifici egiziani. Il libro comincia col protagonista, Polifilo, letteralmente colui che ama la moltitudine. Polifilo è insonne perché pensa alla sua amata, Polia, il cui nome appunto significa moltitudine. Polia si è infatti allontanata da lui e lui desidera ricongiungersi a lei. Polifilo è trasportato, come per magia, in una foresta selvaggia, dove si perde naturalmente e incontra mostri di vario tipo, animali selvatici come lupi, animali immaginari come draghi, ma anche fanciulle meravigliose e architetture a dir poco bizzarre. Già in questo tema vediamo presenti numerosissimi elementi che fanno parte della tradizione culturale europea fin dall'epoca classica e poi fin dal Medioevo. Polifilo naturalmente fugge e si riaddormenta di nuovo, svegliandosi quindi in un secondo sogno che viene sognato all'interno del primo. Durante questo secondo sogno, alcune ninfe lo conducono al palazzo della loro regina e lì gli chiedono di dichiarare il suo amore per Polia. Polifilo naturalmente dichiara tutto il suo amore, quindi le ninfe lo conducono davanti a tre porte. Polifilo sceglierà la terza e dietro a questa scoprirà la presenza della sua amata. A questo punto i due amanti sono condotti presso altre ninfe che si trovano in un altro tempio affinché si svolga la cerimonia del fidanzamento. Lungo la strada passano attraverso cinque processioni trionfali che celebrano l'unione degli amanti. Poi Polifilo e Polia sono trasportati sull'incantevole isola di Citera attraverso un'imbarcazione guidata niente meno che da Cupido. Lì vedono un'altra processione trionfale, sempre tesa a celebrare la loro unione. Venere in persona, la dea dell'amore, benedice gli amanti, ma quando Polifilo sta per prendere Polia fra le sue braccia, ecco che questa si dissolve nell'aria e Polifilo si sveglia. Dunque, come ben si può vedere, l'ipnerotomachia di Polifilo risulta complessivamente divisa in due parti. L'una è rappresentata dal viaggio allegorico e l'altra dall'avventura amorosa. L'allegoria è di impianto aristotelico e si apre in modo piuttosto semplice. Polifilo è infatti il simbolo dell'uomo e nello specifico dell'iniziato. La sua guida è rappresentata da due elementi: la conoscenza sensitiva e la conoscenza intellettiva. Polifilo con Polia formano insieme una metafora del percorso che deve compiere l'uomo per comprendere se stesso e trovare quindi l'unione con il divino e con il mistero. A questo punto risulta chiaro come per comprendere il contenuto dell'opera sia assolutamente necessario contestualizzarlo storicamente, sia in senso generale che specifico, cioè in relazione alla storia della letteratura italiana. Ora, le tendenze letterarie del Rinascimento italiano miravano a fondare una cultura sincretica. Queste tendenze si manifestano tutte con estrema evidenza proprio nell'ipnerotomachia di Polifilo. L'opera infatti vuol dar vita a una visione filosofico-artistica di carattere universale, in cui si incontrano diverse tendenze filosofiche e diverse tradizioni, dal mondo arabo a quello greco, dal sistema aristotelico fino al neoplatonismo, elemento importantissimo della cultura europea dopo il 1100. Il viaggio naturalmente allude al motivo dell'iniziazione e quindi alla trasformazione del protagonista, che dall'oscurità, simboleggiata dalla selva in cui si smarisce proprio come Dante, passa alla conoscenza. Molti personaggi che accompagnano Polifilo sono ispirati dalla tradizione medievale e anche da quella classica, ampiamente riscoperta proprio nel periodo umanistico rinascimentale.
In questo senso, l'ipnerotomachia è davvero un capolavoro dell'umanesimo, un po' come la commedia di Dante è il capolavoro del Medioevo. In entrambi questi testi è infatti presente la sintesi dell'epoca storica in cui si collocano. Nell'ipnerotomachia si trova naturalmente l'unione della letteratura e della magia, della cultura e della sapienza. Le idee sono complesse, perché l'ipnerotomachia è innanzitutto un testo filosofico. Tuttavia, un po' alla maniera medievale, la materia è facilitata da una continua chiara spiegazione graduale e naturalmente dalle eccezionali illustrazioni. Anche il tema del sogno filosofico possiede una lunga tradizione. È un motivo già presente nel genere allegorico fantastico medievale. Pensiamo a Dante, ma anche a Giovanni Boccaccio e a un testo decisamente meno famoso del Decameron che si intitola Elegia di Madonna Fiammetta, dove fa più volte menzione della stessa onirica battaglia d'amore. E ora facciamo l'analisi di un passo dell'opera. Polifilo arriva al palazzo della ragione e della volontà. È il palazzo cosmologico, perché sulle pareti della sala regia sono rappresentati i pianeti dell'universo. Il palazzo ha naturalmente una regina, e la regina ha naturalmente una corona e un trono solari. Ma Polifino, quando la incontra, la vede distesa sul gradino inferiore del trono. Si trova l'immagine molto significativa di una splendida aquila. È l'aquila solare, cioè un topos, un motivo ricorrente, della letteratura medievale, che non raramente si esplica attraverso la specifica forma dell'aquila che fissa il suo sguardo al sole. La ritroviamo anche in Dante. Questa immagine deriva direttamente dall'opera di Aristotele, un filosofo molto amato nel corso del Medioevo, e appunto nel corso del Medioevo troverà un successo letterario straordinario. Qui Polifilo, nel palazzo dell'Aquila del Sole, affronta la trasmutazione appunto della ragione e della volontà. I sensi vengono purificati dalla conoscenza della caducità del ciclo della vita e della morte, e sono sottomessi progressivamente al più nobile piacere dell'intelletto. Esistono in altri luoghi momenti oscuri, difficili, che rappresentano la battaglia che la coscienza di Polifilo, e quindi la coscienza di ogni iniziato alle trasmutazioni, deve in qualche modo affrontare per potersi elevare. Anche all'interno della descrizione di questi momenti difficili si trovano dei topoi, cioè il plurale della parola topos, cioè appunto dei motivi ricorrenti tipici, cioè della cultura europea medievale e della cultura classica. Una di queste immagini a cui l'autore dell'ipnerotomachia ricorre è quella del locus horridus, il luogo terribile, che per le sue caratteristiche fa da contraltare al cosiddetto locus amenus. All'interno dell'ipnerotomachia Polifili, in particolare, il locus horridus prende la funzione del cosiddetto bivio pitagorico. È il momento del transito, è la battaglia psichica iniziatica che l'uomo deve necessariamente affrontare per arrivare alla vita beata ed è spesso simboleggiato attraverso una Y. Per tradizione, la parte destra del bivio rappresenta sempre un sentiero eticamente superiore, ma pieno di difficoltà. La strada sinistra è invece detta facilior, cioè più facile, più piana, più semplice, ma conduce a una vita viziosa, simbolo a sua volta della caducità della verità del mondo, cioè della relatività della verità del mondo, che è un antico motivo platonico. Qui però è mostrata la scelta della terza via. Alle vie estreme della gloria terrena e alle vie estreme di quella divina, si preferisce la scelta del trionfo dell'amore. Bene, grazie per essere rimasti con noi fino alla fine. Spero che questa introduzione ragionata all'ipnerotomachia di Polifilo vi sia piaciuta. Se vi piacciono le nostre attività, sosteneteci a crescere e migliorare iscrivendovi, commentando, condividendo e se volete darci un aiuto concreto, per esempio offrendoci un caffè, nel box informazione trovate dei link utili. Un bacio e alla prossima!